La storia della contrattazione sindacale dell'Olivetti sembra un po' il rovescio della medaglia di quello che sta avvenendo oggi. Una situazione completamente diversa, erano diversi i tempi, ma era diversa la concezione che si aveva del rapporto e della contrattazione. Beh, certo, in quella fase, attraverso anche le lotte dei lavoratori e in alcuni casi anche il fatto che le stesse imprese avevano riconosciuto che la contrattazione collettiva era un utile strumento di mediazione sociale per far funzionare meglio le imprese e per valorizzare meglio il lavoro. Da lì poi anche la possibilità di costruire esperienze importanti come quelle dell'Olivetti, che negli anni 70 arrivarono anche a sperimentare il superamento delle linee di montaggio e nuove forme appunto anche di vita all'interno della fabbrica in cui le persone si potevano realizzare maggiormente. È indubbio che oggi la tendenza è quella di considerare invece la contrattazione un vincolo insopportabile per la competizione delle imprese. Io considero che questo sia sbagliato, che questo sia pericoloso anche per la tenuta del Paese, ma soprattutto perché svalorizza il lavoro e non rimette più al centro di tutto il lavoro come soggetto che costruisse non solo la ricchezza del Paese ma anche una giustizia sociale. Quale esperienza abbiamo per affrontare quella di oggi, che è tutt'altro che una crisi che abbiamo già vissuto? No, io penso che noi siamo di fronte non a una semplice crisi, siamo di fronte a un cambiamento radicale. Io personalmente non riesco a vedere esperienze precedenti che ci possono insegnare come si affronta questa situazione, perché secondo me siamo di fronte a una situazione inedita. Ci sono però dei principi di fondo a cui affermarsi. Io penso ad esempio che noi abbiamo la Costituzione, penso che i principi sanciti dalla nostra Costituzione oggi possono essere una base programmatica fondamentale per il cambiamento del nostro Paese e anche per costruire un'Europa che appunto sia fondata sul lavoro, sulla democrazia e sulla giustizia sociale. Un po' di terreno lo deve recuperare il sindacato se in piazza oggi ci sono i forconi e non ci sono le organizzazioni sindacali? Penso di sì, penso che indubbiamente ci sia una crisi anche delle organizzazioni sindacali, perché la frantumazione del mondo del lavoro, la precarietà, un numero esagerato di contratti, tendenze delle imprese agli accordi separati, tutto questo sta mettendo in difficoltà il sindacato, i sindacati, perché in Italia ce ne sono tanti, e penso che ci sia una crisi con cui fare i conti. Fare i conti con questa crisi vuol dire appunto che il sindacato deve provare a tornare ad essere il soggetto che rappresenta tutte le forme di lavoro, che si apre a tutte le forme di lavoro e che non rinuncia all'obiettivo sindacale di cambiare anche la nostra società e quindi di svolgere anche un ruolo politico senza lasciarlo in mano alle forze politiche o al governo, ma come soggetto che ha una sua autonomia, che ha una sua indipendenza e che punta a rappresentare gli interessi delle persone che lavorano o che cercano lavoro in questo Paese. Voi dopo 3 anni siete rientrati in Fiat, che situazione avete trovato negli stabilimenti? Beh, siamo rientrati in Fiat perché non abbiamo chinato la testa, non abbiamo accettato ricatti e perché la Corte Costituzionale ha sancito che ciò che la Fiat aveva fatto non è rispettoso delle leggi della nostra Costituzione. Noi siamo rientrati, intanto abbiamo trovato una calorosa accoglienza da parte dei lavoratori e quindi assemblee piene, consensi rispetto al fatto che siamo rientrati e richieste di riprendere a fare il sindacato che in questi anni non è stato sviluppato. La situazione è pesante perché dove si lavora c'è stato un secco peggioramento delle condizioni di lavoro. Sono aumentati i livelli di sfruttamento, sono aumentate le pressioni sulle persone e i nuovi sistemi introdotti stanno andando nella direzione sbagliata. Dall'altra parte ci sono tante realtà dove c'è la cassa integrazione, perché la Fiat i famosi 20 miliardi di investimenti che aveva annunciato non li ha fatti, il piano Fabbrica Italia non esiste più e siamo di fronte al rischio concreto che gli investimenti vengano fatti fuori dal nostro paese. Non a caso ieri, che come FIOM abbiamo manifestato a Roma sotto Palazzo Chigi, abbiamo ottenuto con uno sciopero l'incontro con il governo, abbiamo avuto la possibilità di chiedere direttamente alla Presidenza del Consiglio e al governo italiano di convocare urgentemente un tavolo sulla Fiat
in modo che l'azienda debba dire con chiarezza al governo, ai lavoratori, quali investimenti intende fare, quali produzioni debbono rimanere nel nostro paese, perché questo rimane un problema nazionale, non può essere scaricato su questo o su quel lavoratore della Fiat.